Ragazzi, buon pomeriggio, abbiamo cambiato marchio, una bella DR, 5.0, 1500 turbo, 150 cavalli, automatica, è del nostro amico che è arrivato da non troppo lontano, da Novara, insomma però, dai. Sono novantina di chilometri. Ragazzi, questa c'ha 2 settimane, sì, 700 km immatricolata marzo 2024, 700 km, adesso 90 la fate per venire qua, se non abbiamo qualcosina meno, sì. Che aspetta ragazzi, impressionante, questa addirittura ragazzi, ho detto anche prima, cambio automatico. Con il pannellino di digitale touch del comandi del climatizzatore, ho visto, sì. E dimmi. Tu hai visto, mi sembra che hai visto il 99% dei video, sì, il 99% li ho visti tutti. No, ho visto anche l'ultimo. Grazie mille, grande. Che hai fatto vedere come si monta il pedal sprint. Figo, bello però così. E ho detto, se dovessi farlo io, ho detto, non ci riesco ad andare sotto lì perché sono grande e grosso, quindi. E allora, io l'ho fatto vedere perché tanti me lo chiedono, lo comprano online, no? Certo, magari certo. Abitano a Perugia. Sicuramente. Poi magari abbiamo anche vari altri installatori per l'Italia, comunque si possono appoggiare ad altre persone, ma chi proprio se lo vuole montare e perché gli piace montarlo, lo può comprare online, certo. E se lo compra online, cioè non è nessun problema. Pedasprint.com ragazzi, se volete comprare online ci sono varie iniziative, varie promozioni, c'è in giro un po' di roba. Adesso c'è anche la maglietta, se comprate il Pedasprint vi regalano la maglietta, l'ho vista ieri, è bella. Sì. Bella, sì, c'è anche la maglietta. Allora, cosa lamenti? Ma no, niente, allora, secondo il mio povero parere, sì. Turbo 1500. Signore, possiamo dirti l'età? Sì. Se vuoi, Da il 30 di marzo, 7. Caspita, complimenti, sì. e anche auguri. Grazie. Non è che abbia grossi problemi, solamente se la macchina la si lascia scendere di giri, poi prima che riprenda ci vuole il suo tempo. Logicamente con Pedal Sprint mi auguro che non sia tutto così, ma sia molto più reattiva, molto più disponibile. Esatto. Come infatti per quello che facciamo il test drive con il cliente prima che vai via, certo. Perché io te lo monto, ti paghi e te ne vai e te lo provi da solo. No. Lo provi con me, facciamo il giro, certo. Te le faccio provare tutte le impostazioni, tu mi dici no, Jerry guarda, quindi la prova va fatta. Quindi. Io ho provato solo adesso venire qua, a 2000 giri, 100 all'ora, più di 100 all'ora non andava, 2000 giri, se non si schiaccia che è più di 100. Quante all'ora. Marce ha questa? 9. 9? 9 marce in automatico, caspita. Spettacolo, va bene. Cosa facciamo? Andiamo. Proviamoci la DR 5.0. Guarda la telecamera dove ce l'ha. Telecamera 360 questa, Poi ragazzi, vabbè, full optional. Eccolo qua, quello che dicevo prima. Ricarica del telefono. Senza cavo, ma ha detto che lui non riesce, non ma con di sua moglie però sì. Non riesco a farlo caricare. Vabbè, ma magari devo perché mettere, il telefono. Devo mettere il cavo. Ma magari perché il telefono che non è abilitato? No, che dici? E se mi prende l'Android Auto? Ma magari per la ricarica è diverso, Però sai, non voglio. Non metto becco. Quando avrò tempo me lo studierò. Esatto. Eccola qua, ragazzi. Fatto così. Questo è. Diciamo il nuovo modello, no? Giusto? Sì, l'ultimo modello. Non l'unico, praticamente è la versione 3 della DR 5.0. È la versione 3, ok. È la terza release che hanno fatto, sì. Hanno messo il DAB, hanno messo okay, tutto. Ragazzi, adesso non so se è dal telefono, sì, ma alta definizione, si vede benissimo. Sì, alta definizione. Si vede veramente benissimo. Non tutte le cioè per dirti, Le telecamere delle Alfa non si vedono. Non si vede così. No, assolutamente no. Quello che c'è di bello anche se sei sotto i 25 all'ora. Sì. Okay, no. Telecamera anteriore. Se tu metti la tua freccettina, si accende la telecamera e ti fa vedere la 360. Davanti, esatto, tutto quello che. L'ho visto prima che... quando è girato, che faceva vedere la macchina che praticamente percorreva la strada. Esatto. Cioè, sembra che ti riprendano dall'alto. Sì. Sono bello.
telecameriere davanti, quella dietro e sinistra. Sui due specchietti. Bello. No, come macchina, cioè, non le manca niente. Ripeto, qualcosina sinistra. Non elettrico, che già che c'erano con, sì, con il prezzo che l'hanno fatta pagare. Dai, ragazzi, guardate i chilometri anche di questa. Madonna, ragazzi. Eccola qua, qua si vede la macchina, che siamo fermi, che giriamo, esatto, a sinistra. Ragazzi, noi qua siamo spenti, macchina originale, abbiamo anche il climatizzatore acceso. Facciamo la nostra bella partenza, via. Ok. E là. Cambia macchina. Cambia macchina, Che sensazione strana, Cambiato macchina. Ragazzi, gliel'abbiamo messo in comfort, così sei in comfort. Ok. Adesso vai pure dritto verso il semaforo. Adesso guida normalmente, come fai, sì, di solito. Sì. Tanto qui mi hanno detto, cioè mi hanno raccomandato di non superare i 100 all'ora per i primi 1000 km. Ah sì? Sì. Ma quelli della DR? Quelli della DR. Gli ingegneri che vendono le macchine? Sì. Aspido però. Devi fargli il rodaggio. Devo fargli il rodaggio, sì, molto probabilmente vogliono il rodaggio. Vabbè. Poi a 1500 devo portargliela a fare vedere e, uh-huh, e poi, vabbè, poi il primo tagliando, vabbè, ovvio, a 15.000, quindi sì, non è, voglia. Non è un... Allora, un, qua invece andiamo tutto a sinistra, da dove sei arrivato praticamente. Tu sei arrivato dall'autostrada, quindi tutto a sinistra. Ragazzi, quindi, lui c'è anche la versione, può anche metterla in sport questo. Qua andiamo a destra, verso l'autostrada. La strada che poi dovrebbe per venire. Loro potrebbe venire per andare a casa. Per andare a casa, sì. Come la senti? È spento, no? No, no, sempre. Guarda, vabbè, senti, guarda. Come ripresa. Così è spento. Cioè, hai visto? È mancata. Sì. È mancata? Io sì. Stai così, accelerato? Sale anche di giri. Così siamo in sport. Ma proprio adesso non l'avete percepito perché non si sente, ma ha fatto il cambio marcia, ha fatto, sì, una scalata. Sì, sì, sì. No, ma si sente. Magari. No, ma dal, magari dal video no. Poco, vabbè, dal video. Dal video è difficile. Dal video sicuramente. Qua andiamo a destra. Però si sente, sotto il sedere si sente, si sente la macchina che è molto più slegata. Che molto più, esatto. Guarda, ragazzi, noi siamo a 33 all'ora. Adesso lui riprende a accelerare, siamo qua sulla strada. Bello. Bello, piano. ma non è la mia macchina questa? È un'altra macchina. È un'altra questa. Macchina? Sì, questa. Sì, non sì, è sì. La mia, no? Questa è un'altra macchina. Tutte le persone che montano il pedaspray qua, devo cambiare stile di guida perché non è la mia macchina. Cioè, ma hai cambiato la macchina? No, e abbiamo aumentato l'apertura della valvola farfalla. Sinistra? E destra? A destra. Sì, 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 sì. Beh. Guarda, tu stai così, te lo spengo. Visto? Lo quando senti, lo spegni lo senti proprio che fa così, si soffoca, viene il singhiozzo. Stai così, beh, è tutto race. Un altro discorso. Ragazzi, e anche come la senti? E anche come giri non sono esageratamente alti, sono 2000 giri. Adesso non sappiamo che marcia c'è dentro, so, no? Non me lo segna le marce. Cioè, dovrei metterla in manuale e cambiare manualmente. Esatto. Così noi siamo in race. Tu qua puoi spegnere il cellulare. Anzi, lo metti lì. E siamo a posto. Che dici? Un'altra macchina? Un'altra macchina, non è la mia. Io non ho comprato la macchina così. Bello, bello. Benissimo. Qui a destra, sì. Qui a destra. Quindi consigli il pedasprint. Certamente. Cioè, io l'avrei consigliato, l'avrei consigliato comunque, a prescindere. Dopo che ho visto tutti i vostri video, tutti i tuoi video. Sì. Cioè, che dubbi è che si possono avere ancora? Cioè, l'unica cosa è provarlo di persona, però provandolo di persona ti dà la sensazione che ti possono dare quelli che ce l'hanno, che l'hanno montato e ti dicono: porca miseria. Ah, già, quindi è un altro. Piasti e... Beh, le recensioni sono tutte positive. Certo. A parte qualche d'uno che commenta così a bambera, perché uno non ha mai provato il prodotto. Secondo, provalo
una volta che l'hai provato, e poi giudichi, e poi giudichi, ovviamente. Certo. Cioè, è come. Anche non mi piace la pasta col sugo, ma se non l'hai mai provata. Bella. Se, torniamo da bambini, no? No, provalo, ma poi mi dici se ti piace o non ti piace. Sì, andiamo. Qua andiamo a destra. A destra. Quindi solite cose. Ma il prodotto è valido, cioè adesso tu hai visto quanti video ho caricato, cioè saremo a 300, ce ne sono su una marea, cioè ti parti col primo video e finisci dopodomani di vederli, cioè. Ma ci stanno i video, perché così almeno la gente come te, che tu te li sei visti, ti sei fatto un'idea, certo. Cioè, ma senza neanche che lo so già che funziona, cioè, ma perché vedi la persona alla parte alla mia sinistra che guida, cioè la vedi la persona che fa il cambiamento, dice no, caspita, guarda la mia macchina. Cioè, non è che facciamo dei video taroccati, no, ma poi, stai scherzando. Poi la senti, la senti la macchina che rende molto di più. Esattamente. Cioè, la vedi proprio sbloccata, libera, chiamala come vuoi, andiamo dritto. Chiamala come vuoi, ma. Non è mica meglio guidarla così. Io certo, ma sicuramente è molto meglio. Quando tu acceleravi senza il pedal sprint, aveva un. Non grande, però un piccolo mancamento ce l'aveva, perché sì. Prima che riprendesse ci voleva un attimino. Esatto. Adesso riprende subito. È vero. Adesso riprende, vedi, guarda. Sei a filo gas. Sì, appena toccato il pedale. Il pedale. Molto bene, ragazzi, siamo arrivati alla base. Come dico sempre, top secret, ancora la base. Ok. Allora, DR5.0. Turbo, 150 cavalli, automatica, questa è anche GPL, non l'ho GPL, detto, sì. Questa ragazzi è anche a GPL, quindi questa ce le ha tutte. Tutte, sì, non gli manca niente. Non gli manca niente, ragazzi. Io ti ringrazio, grazie mille per essere venuto fino qua. Installate il pedal sprint che va benissimo. Grande, ti ringrazio. Ragazzi, iscrivetevi al canale, Jerry Pedal Sprint, Facebook, Instagram, TikTok, siamo dappertutto. Ragazzi, alla prossima, grazie.